Oggi vi parlo di Respirazione buccale da adenoidi ingrossate. Sono Tiziana Tonelli, fisioterapista e terapista manuale funzionale. Vi spiego brevemente l'argomento di oggi. Se escludiamo tutte le ostruzioni nasali da muco o per anomalie anatomiche o poliposi, un bambino respirerà solo con la bocca a causa di una ipertrofia delle adenoidi, tonsille faringee. Le cause di ingrossamento delle adenoidi possono essere le infezioni batteriche o virali. Un bambino con adenoidi ipertrofiche avrà un'espressione tipica con bocca aperta e respiro solo buccale, mento retratto, capo in avanti, labbro superiore sottile, mentre quello inferiore più grosso e secco. Inoltre soffrirà più facilmente di allergie. Che cosa fa il fisioterapista osteopata pediatrico in questo caso per velocizzare la guarigione? Riequilibra i rapporti tra la base del cranio e le vertebre cervicali. Normalizza la base del cranio. Normalizza ossa e strutture del viso. Il bambino non avrà dolore durante la terapia e non verrà mai forzato in una posizione non comoda. Alla famiglia verranno suggeriti alcuni accorgimenti per favorire la respirazione con il naso. Cosa può fare la famiglia in questo caso per coadiuvare la guarigione? Farà prendere coscienza al bambino della dilatazione delle narici durante l'ispirazione. Farà odorare al bambino fiori o odori gradevoli. Farà fare al bambino l'esercizio del naso a coniglio senza muovere le labbra. Quando è meglio intervenire? È importante intervenire non appena si nota che il bambino respira sempre con la bocca e dopo diagnosi medica di adenoidi ipertrofiche. Se avete dubbi o domande, mi potete scrivere senza impegno e vi risponderò nel più breve tempo possibile.